Allora ragazzi, nei giorni scorsi vi dicevo abbiamo avuto una conversazione con il signor Andrea Di Pre. Andrea Di Pre, ragazzi, voglio farvi ascoltare depurata, depurata naturalmente da alcuni dettagli, che voi potete immaginare, sì. Come è andata questa conversazione? Nasce tutto da un confronto su Instagram che nessuno sa, ex diciamo venditore di arte, avvocato, sì. Finito diciamo nel trash più totale, cocainomane di sua ammissione, sì. Però lo ammette tranquillamente anche lui. Ha creato una specie di religione che si chiama dipreismo, che è fatta di cocaina, troie, non so che cos'altro, prostituzione, anzi perversione, non so che altro. Vabbè, ma non ci interessa, questo ognuno vive la vita come vuole. C'è stato uno scontro con il signor Brasile. Risentiamo prima lo scontro con il signor Brasile. Brasile, prendete, alla fine Di Pre dice: Brasile, sei un truffatore perché. Perché Brasile si è. Perché ha fatto si è un depurato, percorso. Diciamo. Esatto, sì, ha sì, fatto sì. Un grande percorso. This is a message to the Brasile. Brasile, sai cosa sei tu? Tu, Brasile, sei un sepolcro imbiancato. Tu, Brasile, sei un truffatore. Perché ti sei creato questo finto personaggio? Per fare cosa? Per truffare le persone! Vabbè, insomma, attacca sostanzialmente Di Pre attacca Brasile perché Brasile non si fa più di cocaina, questo è il punto fondamentale. Che personaggi, no? E lui invece fa l'elogio della cocaina. Abbiamo provato a fare qualche squillo con Andrea Di Pre, che è un'impresa, è impossibile perché cioè, appena gli dici una cosa comincia a bestemmiare, comincia a dire delle cose assurde, immandabili. È uscito fuori questo. Pronto? Sì? Chi è? Di Pre? Chi parla? Qui Zanzara. Ecco, buonasera a voi, buonasera Zanzara. Dove ti trovi, Di Pre? A Praga. Ma è Cruciani che parla? Sì, sono io. Giuseppe, ma la tua voce è cambiata, che è successo? Ma che è cambiata? È sempre la stessa, che questa dici? Mania di dare la voce ai criminali, la parola ai criminali. Ma mica un criminale, Di Pre, è un criminale. Ma è uno che dice che... Parenzo, apri le orecchie! Criminale, sei tu! Calmiamoci un attimo, appena apro il telefono sono gentile criminale. Dare la parola a uno strafatto. Dare la parola a uno strafatto. Sei uno strafatto. Sei uno strafatto, sei. Sembra Mauro da Mantova. È Mauro da Mantova che pippa di cocaina. Sei un povero strafatto. Così si è conclusa la prima telefonata. Sentiamo la seconda. Pronto? Che viene a rubare a casa dei ladri? Facendo la diretta Instagram mentre chiamiamo? Ma ti pare che non lo sappiamo noi? Viene a rubare a casa dei ladri? Dai, su. Semplicemente ci siamo rotti il cazzo di persone che dicono viva la coca. Poi fai quello che ti pare. Il Brasile e ha fatto un percorso e tu lo stai denigrando semplicemente perché ha fatto un percorso diverso dal tuo. Cioè è una persona sincera che ha fatto un percorso. Allora, tu invece continui quello che ti pare. Puoi anche ammazzarti. A me non mi interessa, viva la libertà sempre. Puoi fare quello che vuoi, puoi farti schiacciare le palle da quattro persone. Non mi interessa, fai il cazzo che ti pare, ma il Brasile sta facendo un percorso e rispetta il percorso delle persone. Le palle che ti faccio schiacciare dalle ma non mi interessa, non mi interessa quello che ma non mi interessa, non mi giù. Ma perché vuoi regalare ascolti a questo strafatto? Non riesco a capire. Perché regalare ascolti a uno strafatto? No, semplicemente per dirgli semplicemente no ragazzi, fermi tutti, giù. Semplicemente per dirgli che non può rubare a casa dei ladri. Gottardo, rebus sixtantibus, come dicono i latini. Sì. Come si definisce uno così? A me sembra uno strafatto, ma voglio dire. No. Alziamo un attimo. Sei strafatto o no? Beh, direi di sì. Ho appena fatto. Ma io vivo della neve, ho appena fatto una pista. Sì, ma se tu.
la no, ma la propaganda, la propaganda di questa roba è ridicola. Sei vecchio, sei vecchio ormai. La propaganda di questa giù. Allora, e sai perché si fa sai perché si fa schiacciare i coglioni? Perché non gli tira più un cazzo. Ma quello non mi interessa, lascia perdere quello, non mi interessa quello. Perché dovete andare sempre su quello? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega di quello che fa? Caro mio. È insopportabile questa cosa qua, di prendersela con chi invece ha fatto un percorso diverso ed è uscito dalla coca. Hai capito o non hai capito? Un momento, ma tu ti rendi conto che hai iniziato violando le regole del Galateo? Ma quello Parenzo ha detto criminale. Parenzo ti ha detto criminale, ma è un modo di dire criminale. E poi tu ti stupisci, che fai? Tu fai il perfettino? Fai il perfettino tu? Parenzo, scusami, io sono un criminale. Parenzo, No, fermo là, giù un attimo. Allora, la cosa fondamentale è questa. Ho ascoltato una conversazione. Come si definisce istigare all'uso di cocaina? Com'è che viene non lo so definire? Se sia un reato, non lo so, non mi interessa. Ma come si istigare all'uso della cocaina? Ho semplicemente ascoltato una tua conversazione con il signor Brasile, certo, giusto. In cui tu semplicemente gli hai rimproverato il fatto che non fosse più quello di un tempo, che dovrebbe fare un monumento alla neve, non so che cosa, e devi smetterla di rompere i coglioni al Brasile perché lui ha fatto un altro percorso. Sembra esatto, io sono sicuro che sia liberato dalla cocaina, mentre tu ancora sei prigioniero della cocaina. Non puoi dire che la cocaina fa bene, è una follia dire che la cocaina fa bene. Esatto. È una follia. No, dirlo è criminale, no? Dirlo, è non lo so, follia. Uno lo può anche dire, c'è la libertà di dirlo, no? Dove sta questo coglione? Io ho le fighe, ma cosa vuoi dire della vita? Ho le fighe, ho la coca e faccio quel cazzo che voglio, uso il mitra, che cazzo vuoi di più di me? Ma io non sto dicendo niente, tu puoi fare quello che vuoi, per me tu puoi morire anche domani mattina. Solo che stai dicendo pubblicamente che la coca fa bene. Cioè stai dicendo pubblicamente non ho detto questo, la coca non fa bene. Come la no? Coca fa benissimo. Va bene, sì, benissimo, quello che vuoi, ma è sempre ti rendi conto di quello che dici, che c'è gente che è un falso. C'è gente che muore di cocaina e di droga. C'è gente che muore. C'è gente che tipate di nascosto. Puttane può darsi. Ma che c'entra l'AIDS? Ma io non faccio la morale, non sto facendo la morale a nessuno, fai quello. Giù un attimo. Tu stai facendo la propaganda della cocaina. Adesso ti lascio al signor Gottardo. Stai facendo la propaganda della cocaina. Sta facendo un grande spot. Io alle mie figlie dirò: non pippate se non vedete finire scoppiate come questo povero cretino. Certo. Gottardo, devo capire che titolo di studio hai innanzitutto. Scuola media superiore. Mi ha mai radiato, ho fatto anche l'università. Tu sei avvocato. Ma quale avvocato? Sono io che non parlo con i tossici come te. Tu sei un tossico. Sei un tossico scoppiato. Pretor de minimis non curat. Quindi non possiamo curarci di questo tossico. Si capisce dall'eloquio. Sei uno stupido. La cosa fondamentale è questa. Tu hai fatto in qualche minuto, lo farai sempre, non lo so, io ti ascolto solo quando hai fatto, ti ho ascoltato solo in questa diretta col Brasile, hai fatto l'elogio della cocaina, che dici fare benissimo. Questo è un crimine in generale, non un crimine. Cioè questo è il punto fondamentale. Quanto ci si brucia il cervello? Ormai il cervello è bruciato, ma va benissimo. Attenzione, io non voglio parlare più con Lorenzo. Io non parlo più con Parenzo perché non è laureato. Diglielo. Gli studi di giurisprudenza a Padova. Sì, è vero. Sottichi, testa di cazzo. Lo stato di salute di questa persona è particolarmente preoccupante per due ordini di motivi. Sì. Il primo perché dimostra quanto è imbecille questo signore, perché già la sua malattia, cioè la cocaina, si è sommata a un'imbecillità di fondo di questo signore. Prima non era così. Io penso
penso di sì. Io penso secondo? Di sì. Secondo? Penso di sì. La seconda è che non capisco perché bisogna dare il microfono in mano, no, a questo qua. Ma io, cioè, semplicemente questo, gli volevo dire. Io gli volevo questo dire. Questo è uno che diffonde valori, ma non valori negativi, dice delle cose bestiali. Parla come un narcotrafficante, praticamente. Ma perché voglio dire, usa un linguaggio che neanche nella serie Narcos di Netflix, diciamo, neppure lì. Di Brescia, discendente di una famiglia ebraica di stampatori originari della città di Vabbè, quello che c'è, sì, questo è vero. Quello dopo vero. Essersi diplomato al classico, si iscrive all'università di studi. Che c'è? Alto, ignorante, non attardarti a parlare con un avvocato. Questo cocainomane qua. Prego, ma io non direi. Prego. Ma è un cocainomane questo qua. Vabbè, sì, ma l'avranno radiato. Tu sei un ignorante. De minimis non cura pretor. Ti avranno cacciato dall'ordine degli avvocati. Ancora peggio. E quell'altro se ti incontra per strada, e se quell'altro ti incontra per strada ti disintossica a schiaffi, sai? Sai che ti disintossicherei? Sai che io fuggerei? Sai che ti disintossicherei a manate in faccia io? Sai che ti passa la voglia? Sai che ti passa la voglia? Ti gonfio talmente tanto il naso che devi tirarla su dal culo la cocaina, sai? Calma. Come te, allora, per idea. Una piccola domanda. Aglione! Una piccola domanda. Secondo te il Covid esiste oppure tu te ne fotti? Figuriamoci, pieno di coca come sei. Non penso che secondo te. Allora, ascoltami bene. C'è altri problemi COVID, sto qua, mi pare. La cocaina, sì. Distrugge il Covid. Eccola qua. Infatti no, non l'ho preso per un cazzo. Distrugge il cervello. Se dopo questo non ce la posso fare. La cocaina distrugge il Covid. Cioè, la cocaina praticamente secondo te. Secondo me si può chiudere qua, sai, non c'è altro da aggiungere, secondo me. Allora, secondo me si può chiudere qua, sai? Viva il Brasile, viva il Brasile, che ha superato questo stato, diciamo, sì, di dipendenza, certo, dalla cocaina. E abbasso sto stronzo, ma dai. Ma il Brasile è un truffatore. Truffatore, ti monta come un Lego se ti trova. Non ti conviene minacciarlo o insultarlo. Poi, hai scusa, capito che sei un barattolo di merda. Non ti conviene fare il grosso. Ciao, mi ha rotto il cazzo. Ciao.